Stamattina ho pubblicato un video. È il video del servizio mandato in onda da Rai 3, cioè dalla Gabanelli, di denuncia contro la Trilateral. Il mondo sarebbe in mano, insomma, a queste organizzazioni sovranazionali a cui viene addebitato, insomma, addebitate tutte le nostre. Il mancato funzionamento della democrazia, in sostanza, ecco, questo. Io non l'ho scaricato, l'ho filmato con una piccola videocamera e poi l'avevo appunto pubblicato. Dopo qualche minuto, 5-10 minuti, mi è arrivata questa. E naturalmente, scusate, avevo fatto anche le mie osservazioni. Perché la Gabanelli manda, Rai 3 manda in onda un servizio di quel tipo? Per quale ragione? Proprio Rai 3. E quindi magari avanzavo qualche ipotesi. In quel servizio di denuncia non si nomina neanche mezza volta la massoneria, manco mezza volta. Ma ripeto, appena pubblicato mi è arrivata poi questa comunicazione da parte di YouTube che dice: Gentile, e si accordino nell'animo e nell'opera, che è il nome del mio canale. Il tuo video di YouTube è stato bloccato a causa di una rivendicazione sul copyright. Cioè vuol dire che il tuo video non può essere riprodotto su YouTube e che potresti aver perso l'accesso ad alcune funzioni di YouTube. Quindi il titolo del video, la denuncia della Gabanelli fa tremare il mondo, io avevo scritto illusioni. E poi vabbè, visualizza i dettagli della rivendicazione, perché è successo. Il tuo video potrebbe includere contenuti protetti da copyright. I proprietari di copyright possono scegliere di bloccare i video di YouTube che includono il loro contenuto. Il team di YouTube. Ora, su YouTube si pubblica di tutto, si pubblicano film, recentemente musica, documentari, di tutto. Quelli stranamente non li bloccano. Quando ci si trova invece, YouTube si trova di fronte a determinati video che riguardano certe informazioni, allora vale il copyright. Questa è una bella arma da usare contro chi tenta di informare. Ma vediamo i dettagli della rivendicazione. Dettagli della rivendicazione, eccoli qua. Solo un attimo. Ah, non c'è nessun dettaglio. Qua c'è il. Niente, perché poi l'ho eliminato, ovviamente, e mi dice video sconosciuto, certo, perché l'ho rimosso immediatamente, quindi questa è la situazione. Comunque non facciamoci illusioni a fronte di queste denunce, di questi programmi televisivi e soprattutto direi tre, dico soprattutto, ma non unicamente, ovviamente, anzi, tutt'altro. Dietro questi servizi, tipo quello mandato in onda dalla Gabanelli, io ci vedo strategie un po' diverse. E se facciamo una lettura sintomale, cioè andiamo a vedere che cosa manca, su che cosa c'è silenzio in un servizio, in una lettura, in una dichiarazione di un politico, insomma, in tantissime cose, ci renderemmo subito conto di quello che manca, e del perché manca. E quindi già possiamo capire in parte la strategia che c'è dietro. Grazie a tutti e alla prossima, ovviamente.